preciso. Posso fare una lunga premessa? Abbiamo tempo. Intanto buonasera e grazie per avermi invitata qui. Questo è il 21esimo libro che pubblico e io ho 3 filoni, di cui uno ormai è finito. Un filone era il filone psicologico. Io ho avuto per 15 anni una trasmissione che si chiamava Fantasticamente su Radio 1, insieme a uno psichiatra napoletano, Luigi De Maio, e insieme a lui abbiamo scritto diversi libri sui segreti delle donne, sull'amore, eccetera. Finita la trasmissione, quindi finito questo interesse, sono passata al mio interesse psicologico. Io ho avuto per 20 anni crisi di panico da aereo, cioè per me la parola aereo già mi inquietava. Non potevo vedere nessun film dove ci fosse un aereo, non so, l'aereo più pazzo del mondo, questo, niente. Ho incontrato un neurologo, Rosario Sorrentino, che è uno che va andando anche in televisione, e in una visita mi ha dato una cura, ma veramente molto blanda, e io dopo 3 mesi mi sono chiesta come mai prendo l'aereo, e in questo momento io vivo all'aeroporto. Cioè, nel senso che l'altro anno sono stata un mese in Perù, quest'anno sono stata un mese in Messico, l'anno prossimo andrò in Australia. Cioè, proprio mi si è spalancato il mondo. Prima non era possibile, quindi tutti i miei viaggi per i sopralluoghi erano sempre in treno o in auto. Questa parentesi, e abbiamo scritto un libro che si chiama Panico, e che ha avuto un grande successo perché in Italia purtroppo la gente che soffre di crisi di panico è numerosissima. Quindi chiudo questa parentesi perché non faccio più trasmissioni di questo genere, con Rosario Sorrentino non siamo rimasti proprio in contatto, fa il suo lavoro. Gli altri due settori sono quello per me principale, che è il romanzo storico. Nel romanzo storico io metto tutto, la mia vita, gli studi, la fatica, i sopralluoghi, e ne ho scritti 4, e sono, il primo si chiama L'insonne ed è ambientato durante la caduta di Berlino, quindi durante il nazismo, e ha 3 protagonisti bambini che poi diventeranno grandi. Il secondo è Sole Ombra ed è la guerra civile spagnola, e il protagonista è Ferrara, anzi Ostellato. Si parte, il protagonista viene da Ostellato, poi se volete vi spiego anche perché Ostellato dopo, però comunque è Ferrara e la Spagna, ovviamente la guerra civile spagnola, è quel libro che è arrivato secondo al Supercampiello e invece poi ha vinto la Cibrario per 2-3 voti. Il terzo è, ne stavamo parlando prima, perché è Lo stupore del mondo, per cui sono stata adottata dalla Puglia, non c'è, io ormai una settimana sì, una settimana no, vado in Puglia perché Federico fa parte di tutte le famiglie pugliesi, e quindi adesso in Oscar è stato adottato dai licei, quindi vado continuamente, e quindi Castel del Monte, eccetera, le fortificazioni. Il quarto è uscito l'altro anno, Charleston, invece sugli anni ruggenti, epoca fitzgeraldiana, crisi del 29, ed è una storia che si svolge tra Marsiglia, la Marsiglia di Borsalino, quella, Sanremo e Damasco. È difficile da spiegare, adesso non credo che sta a spiegarvi perché, però è molto importante la Siria. E per fortuna sono andata a fare il sopralluogo l'anno prima, che succede che se doveva essere l'anno dopo non sarei potuta andare. In questo momento sto completando il quinto romanzo storico che si chiama, che non so, probabilmente si chiamerà La cacciatrice di piante, uscirà a marzo per Mondadori, ed è una storia sui cacciatori di piante, cioè quegli avventurieri, quei botanici che andavano all'inizio del secolo a rubare le orchidee e le piante in Sud America per portarle nei grandi orti botanici italiani. Quindi questa volta parto da Padova, dove c'è il più antico orto botanico europeo, e vado in mezzo alla rivoluzione messicana. Quindi ho passato l'estate dietro a Panciovilla, Zapata e così. Questo mi piace molto fare. Questo è il mio, diciamo, secondo filone. Il terzo è capitato casualmente. Io non sono mai stata interessata alla cronaca nera, cioè non ero una che andava a cercarsi la cronaca nera sul giornale, ma sono sempre stata interessata alla mente umana e al male. Il problema del male è in tutti i miei romanzi storici, dove ci sono sempre dei noir storici in realtà, e soprattutto al femminile. Mi sono chiesta, quando scrissi Assassine, come mai non ci fosse in Italia un libro che raccontasse delitti femminili? Non c'era niente. Mentre in Inghilterra c'era, in America c'era, in Francia c'era, in Italia non c'era nulla.
Quindi propose la Mondadori Assassine e fece uno studio pazzesco, cominciò a raccogliere materiale. Il materiale uscì Assassine, che ormai in Oscar è arrivata la 23ª edizione, quindi ormai è un long sell. Poiché ho raccolto tutto questo materiale, poi ho scritto Coppie Assassine, che sono da Bonnie and Clyde ai Bebawi, quindi gli omicidi in coppia. Ho scritto Nero di Londra, che sono tutti i grandi delitti maschili di Londra, ecco, lo squartatore e così via. Poi ho scritto Amori crudeli, dove ci sono i grandi delitti passionali, a cominciare dalla zia di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, che è il primo caso che racconto, che fu sgozzata in un albergo dal suo tenente di cavalleria Vincenzo Paternò, in un albergo vicino alla stazione Termini di Roma. Lei era una grande contessa, madama d'onore del Quirinale, della regina. E ci sono altre storie. Avevo deciso di smetterla. Nel frattempo ho insegnato all'università storia sociale del delitto, perché a me del delitto mi interessa la parte psicologica, sociale e storica, non la parte morbosa. Quando ho cominciato a bere tutti questi libretti che uscivano con ogni appunto etrana, io ho detto io non ne scriverò mai più, perché se funzionano questi è meglio che io ci metto 2 anni e non proprio lascio perdere. Solo che poiché io mi occupo dei fenomeni, mi mancava un fenomeno, questo è l'ultimo e poi non ne scriverò più, perché donne, uomini, coppie, amore, e il fenomeno di questi ultimi anni purtroppo sono le giovanissime, le ragazze. E allora ho voluto fare un lungo studio, quindi una lunga ricerca sui grandi, io dico grandi perché quelli che racconto sono in ogni paese quelli che hanno fatto epoca, i grandi delitti commessi da ragazzi dagli 11 anni fino ai 23-24 anni. E finito. No.